Francesco Donatelli sta studiando da sindaco, molti dicono che questo mandato da vice sindaco, d'altronde sono 10 anni, l'anno prossimo saranno 10 anni, questo incarico di vice sindaco nonché assessore all'urbanistica, all'edilizia e tutta questa situazione qui, le ha dato la possibilità di accrescere il consenso in città e quindi sarebbe la persona giusta da candidare per quanto riguarda il PD. Potrebbe essere il suo nome, Francesco Donatelli, il nome da proporre alla coalizione di centrosinistra, ammesso che si compatti questa coalizione di centrosinistra. Quindi siamo alla domanda politica. Francesco Donatelli, cosa ci dice in merito a questo? Allora, si dice. Cominciamo dal dire che io stia studiando da sindaco. Io penso, forse abusando di una frase proprio detta in questi giorni da un illustre personaggio che ci ha lasciato proprio ieri, e mi riferisco a Cossiga, che ha detto che nella lettera che ha mandato al Presidente della Repubblica ha detto: ho avuto l'onore di servire la patria. Parafrasando quella frase, io dico: io ho avuto l'onore di fare qualcosa per la mia comunità, per la mia gente. E io non sono un inviato dei partiti, un inviato da parte di qualcuno, sono un eletto e più suffragato, tanto per, certo, per 400 capirci, voti, no? Se non ricordo male, ma al di là del numero, sono stato eletto per fare qualcosa per la nostra comunità. E nelle diverse postazioni in cui ho lavorato a livello istituzionale, da semplice consigliere, da presidente del consiglio, fino quanti anni di carriera politica? Diciamo 30 anni sicuramente saranno passati. Siamo lì, insomma. Quindi, nelle diverse postazioni istituzionali, l'unica preoccupazione è stata quella non di studiare per fare il sindaco, ma quello di fare quello che mi ha chiesto la gente quando ha votato. Cioè, la gente, nel momento in cui vota, dà una delega e quindi si aspetta delle risposte. Allora, io ritengo che le risposte stanno nelle cose che sono state fatte, quelle cose a cui ho contribuito anche io. Io penso di aver avuto l'onore, appunto, come dicevo prima, di aver fatto qualcosa per la mia comunità, di aver lasciato anche qualche segno, qualche piccolo segno su quello che ho fatto. E naturalmente il mio ruolo si esaurisce nel momento in cui io posso decidere in qualunque momento di dire: a questo punto mi sento, diciamo, soddisfatto di aver fatto tutto quello che andava fatto nella mia veste istituzionale, quindi potrei, come si dice, ritirarmi tranquillamente a vita privata. Quindi io sono, come dire, una persona che, diciamo, una persona che milita nel PD, nel PC e poi con tutte, diciamo, tutti i vari passaggi, DS, quindi fino al PD. Lo faccio, diciamo, con spirito di servizio, perché ci credo, un progetto espresso da un partito, quindi in questo caso dal PD, ma ci credo anche a quello che è il mandato dell'elettore. Per quanto riguarda le amministrative dell'anno prossimo, io ritengo molto semplicemente di rispondere in questo modo. Primo, che non esistono le autocandidature, mi riferisco al centro-sinistra, che devono trovare insieme una persona intanto che sia gradita a tutta la coalizione, quindi questo vale per tutti i potenziali candidati, quindi deve essere una persona che deve unire tutto il centro-sinistra attorno ad un progetto, e il progetto si costruisce, secondo me, attraverso due elementi. Il primo elemento è quello, diciamo, di quello che è successo in tutti questi anni. Nel 2006 l'amministrazione di centrosinistra, il sindaco Bagnardi, ha chiesto agli elettori di votare Bagnardi e la coalizione, i partiti della coalizione, sulla base di un programma elettorale. Allora io penso che l'onestà intellettuale è quella di dire agli elettori: ci avete mandati a governare il comune di Grottaglie per 5 anni sulla base di questo programma. La prima cosa che bisogna fare è verificare di quel programma quanto è stato fatto. E quindi questo è il primo metro di misura.
L'altro elemento è quello di costruire ovviamente un nuovo progetto politico e amministrativo che abbia al centro gli interessi della nostra città, della nostra comunità, lo sviluppo dal punto di vista non soltanto economico ma soprattutto sociale. E quindi questa persona, questo candidato sindaco che uscirà sulla base appunto di una valutazione comune dei partiti di centro-sinistra deve esprimere anche un progetto. Perché alla fine l'obiettivo di una coalizione è quello di vincere le elezioni e quindi deve individuare la persona che non solo deve essere gradita dai partiti, ma deve essere gradita anche dall'elettorato, perché deve mettere nelle condizioni la coalizione di vincere insieme ai partiti, insieme alle liste, di vincere le elezioni. Ma non è finita, io penso che non ci sia soltanto l'obiettivo di vincere, poi c'è il problema, l'obiettivo, quello di governare. E quindi per governare io penso bisogna fare delle scelte, scelte che devono essere di requisiti assolutamente diciamo trasparenti e indispensabili. Prima di tutto l'onestà, la competenza, la dedizione appunto ad ascoltare la gente e quindi a risolvere quanto più possibile le problematiche che la gente pone. E quindi io penso che questi sono gli obiettivi che bisogna porsi, quello di trovare una persona che unifichi una visione unitaria del centro-sinistra, che incarni anche un progetto politico, ma poi deve essere quella persona che deve portare avanti la macchina amministrativa e di questi tempi, con queste non solo capaci, ma adesso è diventato e diventerà dall'anno prossimo ancora più difficile condurre avanti questa macchina amministrativa per tutta una serie di problematiche. Il PD, perché deve essere sempre il PD a comandare le danze? E poi la scelta del candidato eventuale del centro-sinistra deve partire, potrebbe anche partire dalle primarie, quindi potrebbe essere che se ella avrà il suo candidato il PD esprimerà più di uno, perché sappiamo che anche il PD non gode di unità, perché c'è la fronda della Margherita che ha le sue ambizioni. Il PD rispetto agli altri partiti ha la possibilità di scegliere tra tantissime personalità che magari partiti più piccoli non hanno, quindi questo è il primo elemento. L'altro elemento non è che il PD vuole guidare le danze, il PD ha una responsabilità, sente di essere visto una responsabilità anche dai partiti più piccoli, che chiedono al PD di fare il primo passo. Cioè quello che sta per accadere appunto con la festa democratica si inizierà, certo, ad avere una prima discussione. Aprirà il dibattito politico. E poi successivamente con gli incontri che avranno i partiti, io penso che il PD abbia il merito appunto quello di cominciare diciamo a lavorare su questo. E ripeto, non c'è una posizione, non è che il PD va agli incontri con gli altri partiti dicendo che il candidato è il candidato del PD e quindi si parte da qui. Il PD inizia un percorso di coinvolgimento di tutta la coalizione sulla base intanto di quello che si vuole fare per i prossimi 5 anni, quindi del progetto politico. Sulla base del progetto politico io penso che il candidato sindaco debba essere l'elemento successivo, non partire dal candidato sindaco per costruire il progetto politico, ma insieme tutto il centro-sinistra individuare il programma politico-amministrativo. E ripeto, anche sulla base di quello che è successo in questi 10 anni, sono tantissime le cose che sono successe. Ripeto, secondo il mio punto di vista le priorità sono quelle di costruire il programma e di individuare il candidato sindaco, che possibilmente più unitario, insomma, questa è la andare con più candidati sindaci, indipendentemente dalle primarie o meno, io penso che sia assolutamente deleterio, insomma. E tra l'altro la città non capirebbe manco questa divisione, almeno per quanto riguarda il centro-sinistra. Poi il centro-destra ha anche i propri problemi. I problemi ce li hanno. Ovviamente non entro nel merito, però ripeto, è auspicabile che il centro-sinistra si riveda prima su un tavolo dove si parla del che fare e poi si riveda possibilmente anche qui in maniera unitaria sul candidato sindaco, che ripeto, i requisiti secondo me sono quelli che discendono dal programma stesso e dai requisiti minimi indispensabili che occorrono per rivestire una carica pubblica, che sono quelli di prima, cominciare dall'onestà,
dalla competenza e dalla, diciamo, dalla dedizione nei confronti di una comunità che poi... E magari esprime, con una bella ventata di novità, che ne so, candidato sindaco donna. Assolutamente, non solo la possibilità di avere candidato sindaco donna, ma anche di vedere, diciamo, la presenza anche di tanti giovani che assolutamente non guasta, in uno spirito, come dire, di collaborazione tra quello che è successo in tutti questi anni, quello che si è costruito in questi anni e quello che si vuole costruire nella nostra, diciamo, nel nostro futuro, nella comunità futura che speriamo che sia sempre in crescita e dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista culturale e sociale, perché questo si aspettano i cittadini dai partiti e dai candidati.